qualcuno che qualche tempo fa, come i Florio, Madonna, ha rivoluzionato, come diceva Monsignor Paglia, l'idea del proprio destino. Stefania Auci. Buongiorno. Allora, per chi non fosse pratico di librerie come molti di noi, l'hanno chiamato, l'ha definito il fenomeno letterario del momento. I Leoni di Sicilia è il racconto scritto da questa insegnante di sostegno con una penna molto lieve, che è un po', se mi permettete, la storia di questo paese. È la storia di una grande famiglia, Florio, però da quando è partita da una Calabria che aveva molta fame per inseguire un sogno molto, molto, molto grande. Stefania Auci, prima cosa le faccio una domanda. Un insegnante di sostegno, come viene in mente di mettersi a fare ricerche incredibili, lunghissime, precise, per raccontare una storia di famiglia? Perché bisogna partire dalla bambina che c'è dentro l'insegnante di sostegno, una bambina che sin da quando era molto molto piccola aveva la passione per la scrittura, e questa cosa me la sono portata dentro sin da quando appunto avevo la capacità di mettere in mano penna e quaderno e poter scrivere le mie storie. E poi via via la mia vita è andata avanti, nel liceo c'erano queste giornate di noia che io trascorrevo spesso a scuola, lo dico da alunna e lo dico da insegnante, in cui soprattutto durante le ore di matematica avevo un'insegnante non brillantissima. Sì, ma la benedetta matematica, che in realtà poi tutto è matematica. Sì, è vero. Però queste povere insegnanti di matematica, se non erano empatiche. Devo dire la verità, è vero. Io adesso in questo periodo ho la fortuna di avere grandi colleghi di matematica che mi hanno fatto recuperare tutto quello che non ho imparato allora. Ecco, quindi, perché purtroppo non tutti siamo portati per l'insegnamento. Allora, durante quel periodo avevo i miei quadernetti, scrivevo le mie storie su due quaderni. Che fai, Stefania? Prendi appunti? No, sì. Sto prendendo appunti, era altro. E poi la storia è andata avanti negli anni, anche con lunghe pause. Nel 2007 però ho ricominciato a scrivere in maniera seria, rivolgendomi anche a un genere differente che rimane comunque una delle mie grandi passioni, che era il fantastico. Poi successivamente sono arrivati anche le prime pubblicazioni storiche, testi di romanzi appunto storici, fino al 2015, un romanzo che non ebbe tantissimo successo, devo essere sincera, anzi non ebbe proprio. E poi infine questo. Perché? Cosa arriva? Prima cosa, questa saga che è soltanto la prima che è iniziata, i Florio. Chi sono per lei? Perché ha deciso a un certo punto di raccontare la storia di questa grande famiglia italiana? Perché volevo mettermi alla prova. Perché dopo aver fatto per tanto tempo sempre un genere abbastanza particolare, che era appunto quello del romance storico, mi sono detta che volevo passare a qualcosa di differente. Una storia che avesse il grande respiro della storia dentro la microstoria, quindi il filtro della storia familiare che veniva utilizzato per guardare la storia di un'evoluzione di un intero paese, nella fattispecie il Meridione e poi successivamente l'Italia Unita. Per chi non conoscesse i Florio, parliamo di due fratelli che lasciano Bagnara Calabra dopo un rovinoso terremoto per inseguire il sogno di fare qualcosa di grande, ma di così grande che sfugge anche a loro. Noi entreremo e usciremo oggi dalle pagine di questo libro. Vogliamo fare una sorpresa anche a Stefania Auci, perché vi portiamo su un'isola incantata. Oddio. Che è Favignana, dove è andata la nostra Antonella Ventre. Sentirete il profumo del mare, del tonno, perché c'entra molto il tonno nella storia di questa famiglia. Vi portiamo nell'antica tonnara di Favignana con Antonella Ventre, guardate qui. È una sorpresa, eh? Siamo a Favignana, poco distante dalle coste di Trapani, in Sicilia. Favignana, regina delle Egadi, è anche chiamata la farfalla distesa sul mare proprio per la sua forma a farfalla. Qui tanta natura, tanto mare bellissimo, ma alle mie spalle la tonnara, perché qui c'è stata la tonnara più grande di Sicilia. Della famiglia Florio andiamo a scoprire di che si tratta. Ancora chini di scanto, c'è pessa un lenzuolo, un tunannus.
stucanti. Ed eccoci arrivati all'ex stabilimento Florio. Non Tonnara, ma tra poco il direttore Roberto Garufi, buongiorno, ci spiegherà perché. E questo luogo è il luogo delle attrezzane, dove si conservano le barche che servono per le fasi della mattanza e dove si stendevano e conservavano le reti e tutto ciò che serviva per la gestione dell'attività della mattanza. Allora, vedete che è una macchina eccezionale che indirizzava i tonni verso appunto la camera della morte, il tutto legato a un fatto religioso, cioè la comunità del mare, la comunità dei marinai vede nel mare la fonte di vita ma anche la fonte di pericolo e quindi qualunque azione come questa particolarmente pericolosa che è quella della mattanza, con il canto della Shaloma, che poi sono questi canti ritmici fortemente ispirati a principi religiosi, i tonnaroti spingevano le barche a chiudere sempre più stretto il rettangolo, a tirar su la rete in modo tale da sollevarla dall'acqua, i tonni uscivano dall'acqua e cominciavano ad agitarsi e qui con gli arpioni venivano caricati sulle grandi barche e lì si cominciava la lunga fase della preparazione del tonno sino al suo inscatolamento. Che cosa c'entra il nostro paese con la storia di Ignazio e Paolo Florio? Lo scopriamo subito dopo la pubblicità. Stefania Auci, mi permette? Prego. Tre minuti. Il nostro paese è stato reso grande da famiglie, da uomini e donne che hanno sognato in grande. Una di queste famiglie sono i Florio, raccontati da Stefania Auci nei Leoni di Sicilia, che è stato il successo travolgente. Stefania, io la preparo. Guardi che i suoi colleghi scrittori probabilmente non le perdoneranno questo successo di vendita che ha veramente dell'incredibile in un paese come l'Italia, dove si scrive tanto e si legge poco. Quindi mi raccomando per le ossa forti. Però la famiglia Florio dovrebbe averle insegnato qualcosa. Perché i due fratelli, Ignazio e Paolo, che mollano la Calabria, mollano i loro affetti, se ne portano qualcuno appresso per andarsene in una Sicilia che li considererà sempre stranieri. Questa è la storia da raccontare. Qual è stata, purtroppo dobbiamo usare il presente, il passato prossimo, qual è stata la forza di questa famiglia? È stata probabilmente la lungimiranza e la capacità di guardare oltre i limiti, oltre il tempo. Loro hanno sempre progettato degli affari che potessero essere non legati alla contingenza del momento, ma avevano una prospettiva che riguardava appunto il futuro. Quindi una visione, mi verrebbe da dire, una visione anche imprenditoriale che hanno portato avanti sia Paolo e Ignazio per il periodo in cui sono stati insieme, poi Ignazio da solo, perché è lo zio che poi si occuperà del figlio di Paolo, Vincenzo, che viene considerato il vero e proprio creatore della, il genio. Della fortuna della famiglia. E sicuramente un'altra delle loro grandi fortune è stato l'essere una famiglia molto coesa, perché sia queste prime due generazioni che successivamente la seconda, che è appunto quella di Vincenzo, che è una situazione familiare strana, particolare, molto moderna anche in questo, ante litteram lui ha questa sorta di legame di coppia che poi con difficoltà arriva a costituire una famiglia riconosciuta anche a livello sociale, e successivamente poi ci saranno anche le altre generazioni. Stefania, sei arrivata, ti passo un passo al tu, lo sì, tranquillamente. Sei arrivata a un punto importante, mentre scorrono queste immagini bellissime che vedete, perché qui è proprio il profumo della Sicilia che arriva. I Florio, ricordiamolo, partono dal negozio di spezie per poi arrivare a conquistare affari impensabili, dai trasporti della posta su mare alla possibilità di mettere in piedi le tonnare siciliane, di dare vita a una società costituita dove uomini e donne lavoravano insieme. Lavorare. Hai parlato di società. Ai Florio non viene perdonato di essere stranieri, e questo è molto moderno. Noi, quando qualcuno fa fortuna, cerchiamo di andare a capire, ma come ci è arrivato questo? Poi soprattutto uno che non nasce in quella terra.
perché la società è così dura con i Florio, lo sarà anche quando diventeranno poi nobili con matrimoni particolari? Perché probabilmente non si perdona ai Florio di essere riusciti laddove altri avevano comunque si erano fermati un po' sulla soglia dell'attività. Questo è particolarmente evidente nel primo periodo della loro storia, nel momento in cui la famosa bottega di spezie, l'aromateria, comincia ad ingranare e a fare fortuna. La capacità che loro hanno è quella di mettere insieme il mondo del commercio e poi successivamente la finanza anche con la politica. Nel momento in cui loro diventano effettivamente ricchi, effettivamente potenti, il legame, questo si vede soprattutto con il figlio di Vincenzo, con Ignazio, il legame tra politica e finanza diventa estremamente forte e anche questo è estremamente moderno. Sappiamo quanto siano interdipendenti il potere economico oggi rispetto al potere politico. Ma soprattutto la cosa che caratterizza questa prima fase è la grande, illuminata capacità di guardare oltre portando esperienze lavorative tipiche per esempio del mondo anglosassone in Sicilia. Non sempre la Sicilia era pronta a accettare, a recepire queste modalità nuove, però loro con grande tenacia riescono a farlo, riescono a vedere quello che è possibile fare mentre gli altri si fermavano solamente appunto sulla soglia. Loro vanno oltre, attraversano la porta e creano un nuovo modo di concepire il commercio. E lo fanno anche rivalutando, anzi, esaltando quelle che sono le potenzialità del territorio. Bravissimo. E allora, esatto. Favignana, potenzialità di tonni, questa produzione che diventa industriale. I Florio sono quelli che hanno inventato il tonno sott'olio. Proprio per essere sintetici. Esatto. Antonella Ventre, facci sognare. Ricordiamo che i Florio hanno avuto il grande merito di trasformare la tradizionale conservazione salata del tonno in una lavorazione con cottura e poi conservazione sott'olio. Siamo appena a ridosso del grande spazio aperto con le enormi ciminiere che formano la quinta naturale scenografica di questo stabilimento, dove ci sono le grandi caldaie dove si cucinava il tonno. Il tonno veniva quindi lavorato, tagliato nelle varie sue parti e conservato sott'olio. Qui noi abbiamo tutte le tipologie delle latte che venivano prodotte, vedete, sia per dimensioni che per tipologia appunto di pezzo del tonno, perché del tonno, come sappiamo, si conserva tutto, è il maiale del mare, e quindi qui abbiamo dalle parti grasse, la surra, la ventresca, eccetera, sino alle parti più raffinate, la tonnina, e poi, va bene, anche tutte le interiora che venivano ad essere lavorate. Qui sono proprio a ridosso di uno dei carri che servivano, le carriole che servivano per trasportare il prodotto una volta inscatolato. Tenete conto che ogni cosa di questo luogo è stata autoprodotta, per cui le latte stesse erano realizzate nelle officine che sono invece nella parte finale dello stabilimento. Quindi la stampa dei logo, il logo classico dei Florio, questo leone che poi troviamo un po' dappertutto, troviamo anche all'ingresso dello stabilimento, e che trasferiva in tutto il mondo questa immagine di questa industria eccezionale che appunto ha caratterizzato la vita dello stabilimento durante l'età dei Florio. È qualcosa di meraviglioso, ci diceva Stefania che c'è una parte ancora da restaurare. Sì. Intanto permettetemi di ringraziare il nostro Simone Nestori, che con Antonella hanno portato la storia raccontata nelle pagine di questo libro. L'avete visto nelle immagini riprodotte dell'epoca? Donne. Sì. I Florio capiscono, non solo perché hanno delle donne fortissime alle spalle, apparentemente silenti ma molto operative e laboriose, che dalle donne che lavoravano poteva arrivare qualcosa in più. Le donne dei Florio come sono state? Le donne dei Florio sono state forti, coraggiose, personalità che hanno segnato in maniera molto pesante la storia della famiglia. Sin da Giuseppina, di cui in realtà si sa molto poco, quello che si sa emerge soprattutto dagli atti notarili, a Giulia, che proprio con il suo comportamento rappresenta un'antesignana di una donna che sceglie una posizione defilata, ma
assumendosi i rischi e le conseguenze di una scelta familiare, di una scelta personale molto forte. E poi successivamente Giovanna Dondessa, che rappresenta la prima moglie nobile di un uomo dei Florio, e finalmente l'ultima, la grande Franca Florio, che rappresenta proprio l'icona, una delle grandi icone del Novecento. Tutte queste hanno in comune la capacità di essere donne straordinariamente coraggiose, straordinariamente forti e iconiche. Iconiche per la loro forza, per l'impatto che hanno nella vita della famiglia e dei loro uomini. E per quanto proprio riguarda le donne, soprattutto per quanto riguarda l'attività commerciale, vedo dire anche questo, che i Florio avevano perfettamente capito che era fondamentale dare la possibilità alle donne di poter lavorare non soltanto nello stabilimento della Tonnara di Favignana, dove le donne venivano utilizzate proprio nella fase dell'iscatolamento, e ci sono anche lì, proprio all'interno dello stabilimento, ci sono le testimonianze delle donne che hanno lavorato lì fino agli anni 60, agli anni 70. Per un periodo ci fu anche il tentativo di far lavorare le donne in una fabbrica di tessuti, la Tessuteria del Pegno a Palermo. Parliamo di che anni? Questo forse non l'abbiamo detto, attenzione. No, qui siamo tra il 1880 e il 1890, però è un'esperienza che non va a buon fine, perché ancora una volta Palermo non era pronta a un'attività del genere, perché si vedeva non di buon occhio il fatto che le donne lavorassero fuori casa, che affidassero i bambini a questa sorta di asilo, nido che c'era all'interno. Perché già allora, con molta quasi profezia, esatto, c'era la stanza dei bambini, laddove i bambini potessero essere, che è il moderno asilo nostro. Esatto, potessero essere accuditi per esempio da bambinaie, soltanto che l'idea è che la famiglia dovesse essere legata nell'ambiente domestico, quindi le figlie non era necessario che sapessero leggere o scrivere, le figlie non era necessario che andassero fuori ad imparare un mestiere, era più necessario che magari stessero in casa ad occuparsi dei fratelli più piccoli, oppure della cucina, delle attività. Quindi questa esperienza, che era molto moderna, molto anglosassone mi verrebbe da dire, fallisce nel giro di poco tempo, purtroppo. E forse sarebbe stata un'esperienza molto interessante per la Sicilia se fosse andata avanti. Però, i semi c'erano. Sì. Per questa rivoluzione diventa anche poi una rivoluzione culturale. La presenza di Florio ha costretto comunque una parte almeno della Sicilia a fare i conti con un'epoca moderna, anche così innovativa, forse troppo avanti nei tempi, e comunque ha dato i suoi frutti. Hai parlato di ricordi. La nostra Antonella Ventre con Simone Nessa, sei andata a pescarne uno. Siamo andati a pescare l'antico guardiano di Favignana. Per favore, non vi distraete. Guardate qui. È bellissimo questo servizio. Mi chiamo Giancarlo Giuseppe, sono nato nel 1939, avevo 80 anni. Io della Tonnara sono entrato nel 1962 come bianchino, avevo 57 anni che vivo qui dentro, ringraziando sempre a Dio, fino adesso mi ha trovato bene, domani penserò a Dio. I tempi di Florio non si chiamava ufficio paga, si chiamava uscagno, che gli una scampiare. Abbiamo un padrone così meraviglioso, gentile, che gli operai le trattava meglio di sue figliole. Si è chiamato tutti gli operai e dicendone: ragazzi, se avete bisogno di soldi prestate, parlate. Quando discorrete la paga, se le potete lasciare, le lasciate, se non le potete lasciare, non le lasciate. Famatevi la famiglia, pagate quello che avete da pagare, non avete preoccupazione di me. Quando il RAI si entrava, andava a fare la mattanza assieme ai tonnaroti, appena arrivavano sul luogo della Tonnara si metteva in piedi il RAI assieme ai tonnaroti, si toglievano il cappello, buongiorno Tonnara, salutavano la Tonnara, entravano dentro, facevano il quadrato, quando i donni montavano vesto per la camera della morte, il RAI si dava via per cominciare a tirare le reti, e incominciavano le scialope, che è il ritmo degli operai, che sono tutti valori arbe. E sempre giù piscatori, io quando sono entrato qui sono entrato come bianchino, C'era il signor Vittore seduto qui, dove siamo adesso nel viaggio, e gli ha detto: Giuseppe Giancarlo, di qui dentro non devo uscire mai. E fino adesso, ringraziando sempre a Dio, non sono uscito mai. È casa mia.
Antonella Ventre e Simone Nestori hanno portato qui la poesia di quei luoghi, la poesia di una storia raccontata da Stefania Auci, fenomeno letterario dell'anno. Stefania, questa famiglia, questi visionari del futuro potranno ritornare secondo te? Questi uomini e donne che hanno fatto grande il nostro paese sono un'eccezione? Secondo me no, però è necessario che ci si scrolli di dosso la paura di fare. È necessario che ci sia una maggiore attenzione nei confronti di quelle che sono le attività produttive, quindi magari meno burocrazia, meno pastoie e soprattutto da parte di chi vuole agire, vuole fare qualcosa, ripeto, meno paura. Guardare oltre. Non avere paura tu adesso, Stefania, sei pronta per la... Questa è una saga, questo è soltanto... Come al solito è distrutto, ma vi assicuro che sotto l'ombrellone è stata quasi un'esperienza mistica leggere questo libro. Stefania Auci, grazie. Sei stata veramente un onore per me. È stato un piacere. Abbraccio forte forte. Grazie, grazie. E Antonella, grazie di averci fatto sognare.